Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Albania italianofona oggi dobbiamo portare l'esperienza e l'opinione di un collega che vive oramai in Italia da tanti anni. Gergi Caiana è ospite di questa rubrica oggi. Grazie di aver accettato questa intervista. Grazie mille dell'invito, Arthur. Non è la mia prima interazione con Radio Radicale, ma spero che sia una delle più profittevoli. Grazie Mi ancora. fa molto piacere. Comunque, una presentazione veloce, telegrafica per chi ci ascolta. Chi è Gergi Caiana? Quando è arrivato in Italia e cosa ha fatto? Allora, io sono arrivato in Italia a 19 anni, essendo nato a Berati, in Albania. Sono arrivato a Roma nel 2001 a studiare scienze politiche e relazioni internazionali. Mi sono laureato nel 2008 e poi in ambito professionale, continuando sul percorso degli studi, ho cominciato a collaborare come pubblicista freelance per varie testate mediatiche in Albania, tra cui la più importante è stata il giornale Shequi, qua in Italia, prima in ambito universitario con l'associazione Eurosapiens, poi con un sito meridianeonline.it, con le testate albanesi in Italia, Città Italis e Albania News, e poi ancora a Tirana con Tirana Observer e in fondo con Osservatorio Balcani e Caucaso. E poi ultimamente, l'anno scorso e quest'anno, ho pubblicato due articoli con il Centro Studi di Politica Internazionale, il CESPI, uno sull'allargamento dell'UE ai Balcani e uno sulla diaspora albanese in Italia. Ho anche collaborato con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sul programma coinvolgimento della diaspora albanese allo sviluppo sociale e economico dell'Albania, finanziato dal governo italiano e implementato dall'IOM con la collaborazione dell'AICS italiano. Una bella esperienza e una veloce introduzione che dice tanto. Allora, questi 24 ore passati è stato per visita ufficiale a Roma il nostro premier Edi Rama con la metà del suo governo. E per quanto io ho seguito attentamente, diciamo, le relazioni italo-albanesi, questa volta la visita è stata la più seria, con il protocollo dovuto, con i prodotti dovuti. Condividi o meno? Assolutamente condivido. È stata, diciamo, una visita dovuta dal primo ministro albanese, dovuta perché era il suo primo incontro con Mario Draghi, mentre si sa che le interazioni tra Italia e l'Albania sono molto vecchie e sono anche molto fruttevoli e anche molto spesse. Però condivido anche per due fattori. In primis è stato ribadito, il che è scontato, però è sempre importante, l'appoggio italiano all'apertura dei negoziati di adesione dell'Albania Questa è nell'Unione storica Europea. cosa, è vecchia, non è? Ogni tanto che si va in Assolutamente sì, visita però. dicono che l'Italia è avvocato dell'Albania per l'integrazione europea. Comunque, noi Certo. siamo sempre fuori dell'Unione Europea. Certo. Perché prima bisogna aprire i negoziati e poi continuare nel percorso. Quindi diciamo che l'appoggio italiano all'Albania è sempre utile e diciamo che anche se è scontato è anche importante viste le difficoltà con la Bulgaria, difficoltà che più che altro riguardano la Macedonia del Nord, però intaccano anche l'Albania. E seconda cosa, è stato menzionato nella conferenza stampa del primo ministro albanese Edi Rama la questione del riconoscimento dei diritti pensionistici dei rispettivi cittadini nei rispettivi paesi. Anche questa è una Quindi, battaglia lunga, ma speriamo che oltre alla assolutamente sì. dichiarazione ci sia qualcosa di sotto di vero. Assolutamente sì, e noi speriamo che ci sia di vero, e il fatto che è stato ribadito dal primo ministro, diciamo che dovrebbe, perché è condizionale Essere d'obbligo, qualcosa di. dovrebbe darci un po' più di fiducia nell'ambito, perché è molto importante, è una questione etica, soprattutto di giustizia sociale, ma ovviamente anche economica, soprattutto economica, diciamo, tra i paesi, che ci sia una convenzione bilaterale tra i due paesi per questo riconoscimento dei diritti pensionistici, Poi c'è perché sono stata diritti. anche la conferenza stampa con il ministro degli esteri Di Maio e dopo il comitato congiunto. Comitato congiunto, per quanto io ho seguito le relazioni italo-albanesi, è qualche motore importante, almeno secondo la mia opinione e la mia esperienza. Condivido Arthur, ho seguito anch'io la conferenza stampa tra Edi Rama e il ministro Di Maio e certamente le interazioni economiche sono molto importanti, lì si sono menzionati diversissimi campi di possibile collaborazione. Uno, per esempio,
e così menzioniamolo subito, è la cultura. L'anno prossimo si sa che Tirana sarà la capitale europea della gioventù e si è menzionata la possibilità di fare una settimana della cultura italiana a Tirana senza entrare nei dettagli, che sicuramente secondo me anche quelli sono tutti da definire. Però sono stati menzionati diversi ambiti di collaborazione, come transizione ecologica, energetica, come l'agricoltura, come un potenziamento dei servizi. E quindi diciamo che rimane questa cooperazione forte tra i due paesi in un solco che, dopo la fine della guerra fredda, vede il passaggio delle relazioni, almeno viste dall'Italia verso l'Albania, mettiamola così, da una questione di sicurezza a una di cooperazione, sperando poi, sempre nel percorso di avvicinamento all'Unione Europea, che questa diventi una fortissima e strategica partnership, diciamo molto più forte di quello che è adesso. Intanto, secondo lei, che sicuramente ha seguito attentamente, diciamo, le relazioni italo-albanesi come me, i governi della sinistra o i governi del centrodestra sono stati più efficienti al riguardo l'Albania? Poiché si sa che le relazioni italo-albanesi sono antici, sono sempre stati dinamici, sono sempre stati strategici. Comunque, la performance di un governo è importante per dare la velocità dovuta. Allora, io direi che ovviamente in Italia, in quest'ambito come in Albania, si sono alternati al governo, mettiamo sempre e prendiamo sempre il periodo dalla fine della guerra fredda, governi di sinistra e della destra. Diciamo che hanno dovuto anche affrontare delle diverse Albanie. Per esempio, il governo Prodi della sinistra, così andiamo a ridosso degli anni 90, ha dovuto gestire il grande crollo dell'ordine pubblico che c'è stato in Albania. Ha cercato di gestirlo essendo l'Italia capofila di una forza militare di stabilizzazione dell'Albania. Purtroppo ci sono state tragedie come è stato quello della nave Katri Radas, che non va mai dimenticato. E poi i governi della destra che hanno governato l'Italia dall'inizio degli anni 2000, diciamo, sono entrati più in un solco dove, come ho anche già menzionato prima, il paese non era più una questione di sicurezza, ma cominciava il suo percorso verso l'Unione Europea. E quindi hanno mantenuto una stretta cooperazione con l'Albania. Quindi, a essere sincero, non saprei dividere qual è stato più efficace. Sicuramente tutti hanno dovuto a che fare, e anche i futuri governi, così come anche il governo Draghi oggi, avranno a che fare con l'Albania, che per fortuna, e grazie anche alla integrata diaspora albanese in Italia, che è un altro punto importante di queste relazioni, quindi l'Albania non è più un problema per l'Italia. Ma è diventata, specialmente negli ultimi anni, con l'aumento delle interazioni economiche import-export, sono circa 2.500 imprese italiane in Albania, I sono dati sono diventate. relativi comunque, ogni Sì, tanto si aumenta i dati noi li l'arrivo prendiamo degli sempre col investitori beneficio, italiani da ovviamente. queste parti. Però Ok. è innegabile l'aumento dell'import-export. Giustamente. Tanto lei, quando è che vieni da queste parti e segui l'Albania, non l'Italia e la comunità albanese lì? Hai avuto il modo di venire, come la vedi l'Albania al confronto l'Italia? Cioè la Certamente. società, noi abbiamo imparato l'italiano tramite le RAI e Mediaset, che oramai non ci sono come prima, ci sono Allora, tantissime alternative. certamente. Allora, voi siete la generazione, diciamo, la chiamo dei miei genitori, quelli che hanno seguito le TV italiane e per i quali le TV italiane sono l'unica finestra nel mondo. Allora, io ovviamente sono cresciuto anch'io con la TV italiana e ho lasciato un'Albania molto più in disordine di adesso. Io sono venuto in Italia nel 2001, quindi sono dentro un percorso di integrazione qua in Italia di 20 anni e io sinceramente la vedo cambiata in meglio. Perché non c'è più, diciamo, quel senso di torpore che c'era nell'Albania di quegli anni, dove l'emigrazione, che anche oggi è molto importante, nella testa e nelle gambe degli albanesi, veniva vista come l'unica, l'unicissima possibilità di evadere dalla realtà albanese. Invece oggi vedo che comunque, anche se l'immigrazione, o meglio dire la voglia di lasciare il paese, che purtroppo ha un brain drain, quindi una perdita dei cervelli molto importante, rimane anche questa elevata, diciamo che oggi l'Albania economicamente ha fatto grandi passi, ma anche a livello di infrastruttura. Io ti menziono solo una cosa, Arthur. Ho
Ho cominciato a ispessire i miei viaggi in Albania dal 2015 in poi. Tirana è radicalmente cambiata. Cioè, a parte che la conosco meglio adesso, perché ci vengo più spesso, ma diciamo che a livello infrastrutturale è cambiata e queste sono delle migliorie. Quindi io vedo un futuro per l'Albania e un futuro, questo lo dico adesso da giornalista, basandosi sui dati economici che comunque negli ultimi anni, pandemia a parte, sono in netto miglioramento perché è caduta la disoccupazione, c'è più occupazione, ovviamente vecchi, nuovi problemi permangono Da e diciamo. emigranti albanesi in Italia, come la vedete la politica di Tirana, che purtroppo è sempre stata, diciamo, quella che è? Noi sappiamo, da albanesi capiamo, è quasi, c'ha un lessico molto violento, c'è sempre una crisi politica, ogni volta che fanno le elezioni c'è qualche parte che non li riconosce. Come la vedete voi, che siete diventati italiani oramai? In un certo, in un Certo. senso giusto. Allora, come giustamente detto, mi fermo su questo punto, il lessico è molto violento. Quindi la vediamo come molto, o almeno io la vedo, perché io non parlo a nome di tutti, ma la vedo molto conflittuale e ancora non concentrata sui temi. E anzi, direi che questo lessico violento e inconcludente, cerca di nascondere, come la polvere sul tappeto, la mancanza dei temi che invece sono il miglioramento delle condizioni di vita degli albanesi ed è poi quello il fine della politica. Qui parlo anche come da uno che è laureato in scienze politiche. Quindi, insomma, nella politica la governanza e l'accountability dei governanti sono molto importanti, invece in Albania sono un po' latitanti. Però si spera che almeno adesso si continui anche in un nuovo percorso, diciamo, di collaborazione. Ci sono sviluppi in questo momento nella destra albanese che lasciano presagire che di là ci sarà una fortissima lacerazione e quindi speriamo che dopo questa fase ci sia più collaborazione tra le due parti, perché è molto importante per il benessere degli albanesi. I politici Condivido sono i pienamente. rappresentanti del popolo albanese e devono L'ultima fare il loro. domanda, quando viene in Albania, qual è il programma? Sicuramente la visita ai miei familiari e poi gli impegni personali a Tirana. Però sicuramente si parte da Berat, che è cambiato anche quello, che è È la mia una città bellissima natale. città, è una bellissima storica, turistica Sì. città, la tua città di Berat. Il suo valore è il turismo, assolutamente. Il suo valore, il suo marchio turistico che c'ha. E poi ovviamente continuo con i miei impegni professionali a Tirana. Forse ci vengo anche fra qualche settimana. Perfetto. Ti ringrazio di questa intervista dinamica e sicuramente i miei complimenti per quello che fai. Grazie di tutto Arthur, spero che avremo altre possibilità di interagire. Ti ringrazio di cuore. Da Tirana per Radio Radicale, Arthur.